Davide ebbe un buon proposito, dei buoni sentimenti, amava il Signore, ma trasportò quell'arca in modo superficiale. Non seguì le regole prestabilite che Dio aveva preordinato secondo la legge di Mosè. Dio intervenne con un castigo tremendo. Questo portò Davide a soffrire molto, e abbiamo una testimonianza al capitolo 15 come questa correzione risultò fruttuosa per la sua vita. Ora fermiamoci un attimo a considerare questa parola, correzione. Non è molto piacevole, però la correzione di Dio è importante. Ogni parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo ed è utile a insegnare, a istruire, a correggere, a educare alla giustizia. Davide e tutti i suoi uomini erano stati superficiali. Quella correzione portò Davide a comprendere, a capire che per servire e onorare il Signore non poteva andare avanti secondo i suoi pensieri, le sue idee, ma doveva seguire quello che è scritto. Da quell'errore Davide va a investigare le scritture, se le studia, comprende. Si umilia davanti al Signore. E l'umiliazione, il pentimento, il ravvedimento è dato dal fatto che egli non persegue la stessa via di prima. La correzione prevede un ravvedimento. Il ravvedimento significa non persistere su una via sbagliata. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché il Signore non solo ci corregge, ma ci dà anche la motivazione. Che la presenza di Dio possa essere al centro della nostra vita. Quando sopportiamo anche la tristezza, il dolore che essa produce, e con l'aiuto del Signore facciamo sì che questa correzione apporti i suoi benefici, i suoi straordinari effetti nella nostra vita, il risultato è questo, che Dio rimane al centro della nostra vita, dei nostri pensieri, dei nostri giorni, della nostra quotidianità. Che il Signore possa davvero aiutarci a comprendere il valore della correzione, possa aiutarci a comprendere il motivo di quella correzione e anche a capire che il risultato di quella correzione, se noi ci umiliamo davanti al Signore, è un risultato benedetto.